Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico dal colore di retrocomputing. In questa puntata parleremo di IBM PC XT contro Olivetti M24. Quale dei due computer raccogliere per una collezione di retrocomputing? Allora, non sto a tediarvi più di tanto con i dati tecnici, tutti, anche Sassi, penso che conoscano il personal computer PCXT della IBM, che de facto ebbe a inizializzare la definizione di personal computer, distaccandosi in modo rilevante dal concetto di terminale. L'Olivetti M24 fu la seconda risposta italiana al concetto di personal computer. Nella dimensione dei primi computer Intel 8086 ed Intel 8088, queste due macchine hanno fatto obiettivamente storia. Tuttavia non sono home computer, ma computer commerciali. Sono macchine vecchie ed introvabili, difficili da reperire in modo gratuito oggi. Se decideste di investire dei danari in queste macchine per rimpinguare la vostra collezione hardware di retrocomputing, dovete sapere che sono macchine vecchie e piene di grane, tastiere che saranno guaste, alimentatori vicini ad incendiarsi, disk drive con meccanica rotta e soprattutto con memorie RAM rotte o guaste. Va da sé che se vi volete impelagare, meglio dire infognare, dentro una marea di problemi tecnici, dovete avere le competenze, gli equipaggiamenti, gli strumenti e lo spazio per poter dedicare tante ore e tanta manutenzione a queste vecchie macchine. Soprattutto il grosso problema saranno le RAM, che molte potrebbero essere appunto guaste, interdendo la macchina appunto da avviarsi. Ci sarà da reperire pezzi nuovi e non guasti, oppure cannibalizzare il RAM da altri computer e poi dissaldare, rimontare, saldare nuovamente, insomma, è tutta roba da veri nerd. Gli alimentatori, ok, va bene, potrebbero essere l'hardware che, seppur guasto, forse potrebbe essere più facile da sostituire con qualcosa di più moderno, con alimentatori ATX, ma indubbiamente i disk drive da 5 e 25 sono preistoria informatica, è veramente difficile anche solo da rimpiazzare. Quindi, tirando le fila, il mio suggerimento è di lasciar perdere queste macchine e di optare piuttosto, se uno è interessato, sul mondo appunto della emulazione. In descrizione di questo file trovate link per gli emulatori DOS. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!